presento rapidamente, sono Luciana Festa, sono una restauratrice, faccio questo lavoro da più di 40 anni, di cui almeno gli ultimi 30 qualcosa in più presso l'Istituto Centrale del Restauro. E naturalmente come restauratrice dall'Istituto Centrale del Restauro una posizione tra virgolette privilegiata perché mi ha consentito di partecipare a numerose ricerche, a numerosi studi sulla conservazione, però insomma non dimentico anche la mia esperienza precedente presso una soprintendenza, la Soprintendenza Archeologica di Napoli, che mi ha dato un'idea di che cos'è il lavoro di restauratore anche negli istituti, negli enti che si occupano di tutela e si occupano del territorio. E quindi niente, le mie due esperienze insieme mi consentono di affrontare questo argomento in un modo più completo. Ecco, allora volevo in questa occasione condividere. Ok, allora, dunque, io vi porto in questa occasione il punto di vista del restauratore. Mostrandovi in particolare tre casi studio, ma da un punto di vista appunto un po' diverso che adesso andrò a illustrarvi. Dunque, intanto partirò dalle linee di ricerca che sono in atto in questo momento in ICR. Ho dimenticato di dire prima che la mia attività di ricerca, della mia attività di restauratore si svolge in questo momento anche come insegnante, come docente di materiali lapidei naturali, artificiali, quindi anche gessi e stucchi, anche presso due accademie, l'Accademia dell'Aquila e l'Accademia di Napoli. Ma qui voglio in particolare portare le linee di ricerca dell'ICR, illustrarvi le linee di ricerca dell'ICR, mostrandovi alcuni casi studio, tra cui il progetto europeo Nano Cathedral, a cui l'Istituto ha partecipato negli ultimi anni, il progetto del restauro del portale della Chiesa San Giovanni Battista a Matera, e qui ci saranno sicuramente alcuni collegamenti con i colleghi leccesi, che tra l'altro ringrazio per la specificità e per l'interesse dei loro interventi, e con cui abbiamo appunto molti punti di contatto, come dicevo. E poi un'ultima esperienza, che è quella del restauro del monumento a Ludwig van Beethoven a Napoli, eseguito questa volta con l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Dunque, intanto le linee di ricerca dell'ICR in questo periodo, vabbè, le linee di ricerca, insomma, diciamo, sono concentrate soprattutto in questo momento, parlerò soprattutto di quelle che riguardano i materiali lapidei naturali artificiali. Si concentrano soprattutto sulla caratterizzazione dei materiali costitutivi, quindi con l'applicazione di nuove tecnologie di analisi, di caratterizzazione, appunto di raccolta di dati, e l'altra linea di ricerca è quella che riguarda i nuovi prodotti e le metodologie per il restauro con la validazione di nuovi prodotti formulati apposta, che riguardano soprattutto le nanoparticelle e i biotrattamenti. In istituto la metodologia di approccio è condivisa, il restauratore è sempre coinvolto nel processo di ricerca, formulando esigenze, evidenziando le criticità e occupandosi sul campo della validazione dell'efficacia dei prodotti e dei metodi in laboratorio ed in sito. L'istituto, come ricordava anche il professor Bonsanti ieri, ha una lunga tradizione di interdisciplinarietà e di condivisione dei progetti, proprio dalla sua fondazione, infatti erano previsti degli esperti scientifici. Volevo però segnalare che in quest'ultimo periodo la presenza dei funzionari scientifici va decrescendo, nel senso che purtroppo, ahimè, sono sempre di meno, e sembra appunto, come ricordava anche il professor Bonsanti, che al Ministero non si tenga troppo conto di questo fattore, che naturalmente poi influisce molto nella qualità della ricerca e anche nella qualità del lavoro interdisciplinare svolto di routine in laboratorio. Ho visto che ultimamente sta cambiando qualcosa, nel senso che sta uscendo un nuovo concorso, è in programmazione un nuovo concorso che permetterà, si spera, anche ai laureati in diagnostica di intervenire nel processo di ricerca, e quindi all'interno del Ministero, non soltanto nelle università e negli istituti di ricerca.
Allora, i progetti, i casi che vi voglio portare oggi sono il progetto europeo Nano Cathedral, come vi dicevo, il progetto di restauro della chiesa di San Giovanni Battista a Matera, che è oggetto di una tesi dell'istituto. Sapete forse che l'istituto ha anche una sede della scuola di alta formazione anche a Matera, e questi progetti di ricerca noi li portiamo avanti anche con l'aiuto, col supporto, ma soprattutto con l'interesse e la passione dei nostri studenti che spesso fanno di questi lavori oggetto della loro tesi di diploma. L'ultimo caso che voglio portare è il restauro del monumento Ludwig van Beethoven a Napoli, che è stato oggetto di una tesi di restauro appunto di una studentessa dell'Accademia. Cominciamo con il progetto Nano Cathedral. Il progetto Nano Cathedral è un progetto che ha avuto un finanziamento europeo ed è stato finanziato appunto nel più grande e più generale progetto di Horizon 2020. Ha previsto la formulazione e lo sviluppo di nuovi prodotti nanostrutturati. Lo scopo del progetto era conservare ovviamente il materiale originale degli edifici monumentali, ma soprattutto questo avveniva sviluppando dei prodotti specifici e delle metodologie in relazione ai differenti materiali costitutivi e alle differenti condizioni climatiche in cui questi monumenti erano inseriti. Il progetto ha concentrato la sua attenzione su due classi di prodotti, i consolidanti e i protettivi. Il progetto è durato da giugno del 2015 a maggio del 2018, quindi per 3 anni. Prossima slide, non riesco ad andare alla prossima. Ecco, allora, sono stati per questo progetto selezionati 6 monumenti appartenenti a differenti regioni climatiche europee, e i monumenti avevano differenti tecniche costruttive e differenti materiali costitutivi. Quali erano questi monumenti? In teoria dovevano essere 6 cattedrali. In pratica, siccome cercavamo di coinvolgere un'istituzione o comunque un monumento che fosse in un clima nordico europeo, in un clima completamente diverso da quelli mediterranei, e non abbiamo trovato una cattedrale disposta ad aderire al progetto, abbiamo concentrato l'attenzione sulla Oslo Opera House, in quanto monumento moderno, cattedrale moderna l'abbiamo così voluta denominare, perché è costituita principalmente come rivestimento di marmo e di marmo di Carrara in particolare, e che nonostante sia stata costruita in tempi recentissimi, inaugurata nel 2009, già presenta una serie di forme di degrado molto approfondite e assimilabili a quelle di un monumento più antico. Poi è stato coinvolto il Duomo di Colonia per il clima continentale nord europeo, e la Cattedrale di Santo Stefano a Vienna, la Cattedrale di San Bavone, Simbach a Ghent in Belgio, e la cattedrale di Santa Maria a Vittoria Gasteiz in Spagna. Per l'Italia, in particolare, è stata coinvolta nel progetto la cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa. E per la cattedrale di Santa Maria Assunta sono stati presi in considerazione 2 litotipi diversi, sia un marmo che un calcare, appunto come oggetto della sperimentazione. E la presento separatamente perché questa cattedrale è stata, essendo italiana ed essendoci una lunga tradizione di collaborazione e di scambio di risultati tra la fabbriceria del Duomo di Pisa e l'istituto, diciamo, ha seguito direttamente questi interventi, e tutta la parte di sperimentazione sul campo, come vedremo, è stata seguita dai nostri ex studenti attualmente dipendenti della fabbriceria dell'opera del Duomo. In che fase si è suddiviso il progetto? È cominciato con la formulazione di nuovi prodotti. Nel progetto, proprio come partner, erano coinvolti 3 produttori di materiali chimici per il restauro: la Chemspec, la Colorobbia e la Tecnam, Chemspec e Colorobbia italiana e Tecnam spagnola.
Poi sono stati eseguiti test di laboratorio su questi prodotti formulati appunto da questi tre produttori in laboratori specializzati, di laboratori di ricerca dall'Università di Vienna, dall'INSTM con consorzio interuniversitario che coinvolge le università di Torino, Milano e Pisa e dall'Università, appunto sempre da un ente di ricerca viennese, sempre austriaco. E i prodotti così sono stati sottoposti appunto a invecchiamento e poi a test, dopodiché sono stati applicati in sito nelle varie cattedrali e sono stati appunto nelle varie cattedrali sottoposti a test di controllo e validazione in tutte le cattedrali. L'istituto, come è stato coinvolto? L'istituto si è occupato già inizialmente, già da progetto, era previsto il nostro intervento come standardizzazione di processi e di metodi, cioè controllo che, visto che le parti di lavoro si svolgevano in diciamo, in luoghi, ma anche potevano avere metodologie diverse, standardizzare il tutto in modo che alla fine i risultati di progetto fossero confrontabili. Naturalmente c'erano altre specifiche di progetto, cioè dei controlli che riguardavano l'impatto ambientale, che riguardavano la gestione di progetto, ma insomma non riguardano in questo momento. Ovvio, perché tutti i progetti europei prevedono una serie di adempimenti e di specifiche che comunque non riguardano in questo momento il nostro intervento. I produttori si sono effettivamente scatenati, forse interessati a questa idea della produzione di questi nuovi materiali, anche per loro naturalmente poteva essere un buon investimento dal punto di vista commerciale e hanno prodotto una quantità di materiale da sperimentare. 15 consolidanti e ben 20 protettivi. I consolidanti comprendevano sospensioni stabili in nanoparticelle, erano tutti nanoformulati a base di nanosilice, nanotitanio, nanozirconio, nanocalcite e nanoidrossiapatite. I protettivi riguardavano trattamenti con nano biossido di titanio, con nanoargento, con polimeri nanostrutturati e funzionalizzati e anche con idrofobine. Il tutto naturalmente nanostrutturato. Come potete vedere, una quantità pazzesca di materiali da provare, ma dovevano ancora passare la prima selezione. La prima selezione è avvenuta nelle università. L'Università di Vienna e il Politecnico di Milano si sono adoperati per sottoporre questi materiali a una serie di test di laboratorio. Le cattedrali si sono impegnate a fornire alle diverse università un numero sufficiente di campioni della pietra originale di cui era costituito ogni monumento, ogni cattedrale. Come vedete sono tante, e sono arenarie, calcari, marmi. E questi 144 campioni per ogni pietra, tale era il numero necessario per effettuare tutti i singoli test, sono stati quindi trattati con tutti i materiali e i trattamenti sono stati anche eseguiti dei trattamenti di confronto con i materiali che vengono tradizionalmente usati dalle singole fabbricerie, dai singoli restauratori di ogni paese, per il consolidamento e la protezione abituale e tradizionale dei loro monumenti. Quindi sono stati anche effettuati dei trattamenti di confronto con i materiali tradizionalmente usati. Alla fine di tutto questo procedimento, di cui vedete sintetizzato in alto a sinistra tutti i test a cui questi prodotti sono stati sottoposti, che sono i test classici, procedurali, che sono stati eseguiti secondo la normativa corrente, sia europea che in qualche caso abbiamo usato anche la normativa STM, alla fine di tutto questo processo, come vi dicevo, sono stati selezionati 8 prodotti. Questi prodotti sono stati poi applicati in sito dai restauratori di ogni singolo paese, di ogni singola fabbriceria e sono stati poi sottoposti ad altri test. Naturalmente le superfici erano già state sottoposte a test preventivi e sono stati anche sottoposti a test dopo l'applicazione e a distanza di tempo determinato dopo l'applicazione per vederne la durata e, insomma, e notare il comportamento poi nel tempo. E i test sono stati applicati, qui vedete alcune immagini a Vienna, a Vittoria, a Oslo, i restauratori si sono adoperati per eseguire tutta la procedura, per seguire tutto il protocollo e per seguirlo a norma.
Ora io non mi voglio a questo punto dilungare sui risultati, anche se sono sicura che molti di voi potrebbero essere interessati. Per questo vi rimando al sito che indico in calce e che è appunto il www.nanocathedral.eu, su cui sono pubblicati tutti gli studi di ricerca e tutti i risultati della nostra sperimentazione. Quello di cui vi voglio parlare qui è qualcosa di cui non troverete traccia, è qualcosa che non ha lasciato, insomma, non è stato nominato nelle relazioni e nei vari studi che sono stati pubblicati. È il backstage del progetto e ve lo voglio far vedere per farvi capire cosa vuol dire per noi restauratori una sperimentazione sul campo. Allora, ci sono state da subito delle criticità. Alle prime applicazioni, ai primi test, i risultati sono stati completamente differenti da quelli avuti in laboratorio. Ricordo benissimo che in uno dei technical meeting, uno dei primi che abbiamo organizzato, tutta la compagine di restauratori tedeschi e anche belgi si è alzata in blocco dicendo che questi prodotti non funzionavano, che non erano adatti alla loro pietra e che loro non vedevano l'utilità di partecipare, per i loro paesi, di partecipare a questo progetto. Che cosa è successo? I produttori non avevano dato nessuna indicazione sulle modalità di applicazione dei prodotti. Certo, erano prodotti sperimentali e quindi loro non avevano proprio idea di come potevano essere applicati e chiedevano a noi restauratori di stabilire sperimentalmente le modalità migliori. Quindi, che cosa era successo? Che ogni gruppo di restauratori, di ogni paese aveva una sua metodologia di applicazione che influiva completamente sull'efficacia dei trattamenti. C'erano, potete vedere a sinistra, i restauratori austriaci e anche alcuni tedeschi che spruzzavano il consolidante tramite una pipetta. C'erano dei restauratori che mettevano i belgi, per esempio, e i norvegesi che usavano spargere il consolidante, anche il proiettivo, con delle siringhe. Ci siamo noi italiani che invece siamo abituati, e anche gli spagnoli, devo dire che abbiamo avuto come alleati o comunque come restauratori fratelli in questo progetto, che usavano spargere il consolidante. Applicare il consolidante con un pennello sulla superficie. Quindi, come vedete, tre metodi completamente diversi che sicuramente influivano nell'efficacia del trattamento eseguito. Che cosa abbiamo dovuto fare? Noi, istituto che dovevamo occuparci di standardizzare processi e metodi, di rendere i risultati confrontabili, abbiamo dovuto di corsa organizzare un workshop di incontro e di confronto tra i restauratori coinvolti. Qui vedete delle immagini che sono state scattate nel cortile dell'istituto, nel cortile interno dell'istituto, mentre con tutti i restauratori di tutti i paesi convocati, abbiamo dovuto, far vedere i vari metodi, confrontarci, ascoltare le loro ragioni, perché ovviamente ognuno aveva una pietra, uno stato di conservazione differente, e stabilire quale fosse un metodo più o meno, dico più o meno perché non siamo riusciti a ottenere una vera omogeneità, ma comunque più adatto ad ogni tipo di pietra per ottenere dei risultati plausibili, per non ottenere dei risultati negativi in ogni caso, perché non si poteva pensare di applicare un protettivo nanometrico formulato per un'applicazione di un certo tipo con il metodo che loro tradizionalmente usavano per applicare altri tipi di protettivi. Abbiamo scoperto che c'erano alcuni paesi in cui ancora si usa come protettivo una resina acrilica che noi da tempo, insomma, abbiamo abbandonato. E quindi abbiamo creato questo momento di incontro che, devo dire, ha dato anche molta unità al gruppo di lavoro per stabilire delle procedure comuni. Un'altra grande criticità: nel cronoprogramma di progetto non si era tenuto conto, si era tenuto conto marginalmente delle differenze climatiche dei vari paesi. Quindi in alcuni luoghi, tipo Oslo, sicuramente vedete qui un'immagine significativa, il mare ghiaccia e rimane, l'Opera House rimane coperta da neve e ghiaccio per alcuni mesi all'anno, e anche a Colonia abbiamo avuto questo problema. Non era possibile durante almeno 3, 4, nel caso di Oslo anche 5 mesi all'anno, eseguire né applicazioni né test. Quindi
Questi paesi si sono dovuti sbrigare ad eseguire applicazioni e test preliminari preventivi prima dell'arrivo del grande freddo. Come è avvenuto questo? È avvenuto mobilitando gli altri restauratori, e qui vedete delle significative immagini, sono i restauratori pisani che sono andati ad aiutare i restauratori di Oslo per rendere più rapido il sistema di applicazione, per fare i test in tempo, prima dell'arrivo del freddo inverno norvegese. E vedete che comunque lì piove e c'è un clima completamente diverso e molto avverso, per cui per fare dei test applicativi su alcune superfici è stato necessario creare questa specie di igloo che ha protetto le superfici, però insomma, non ha reso proprio facile e agevole il lavoro del restauratore che faceva materialmente i test. Pioggia, neve, vento, anche in periodi in cui per noi era fine estate, settembre, impedivano di svolgere correttamente il lavoro. Un'altra grande criticità è stata la valutazione dell'efficacia, cioè l'applicazione di questi test che abbiamo già visto anche negli interventi di ieri, il Karsten Tube, la spugnetta, il colorimetro, abbiamo usato anche il microdrill. Il microdrill non è proprio un test non distruttivo, diciamo, è neanche troppo micro distruttivo, però insomma è molto importante per stabilire la penetrazione del consolidante all'interno della pietra e non è affatto facile da usare, cioè bisogna saperlo bene impugnare, ben farlo funzionare e anche raccogliere bene i dati. Ecco, sicuramente i restauratori delle fabbricerie del Duomo, delle varie cattedrali, non erano usi all'impiego di questi mezzi e quindi inizialmente abbiamo avuto delle difficoltà. Abbiamo dovuto anche qui organizzare un incontro in cui abbiamo dovuto spiegare a tutti come utilizzare questi sistemi per avere un risultato confrontabile. Ecco, c'è il problema soprattutto con il tubo di Karsten, che lo vedete a sinistra, che va fatto aderire alla superficie. In questo caso lo vedete utilizzato a Pisa, lì è stato facilissimo, bella forza, perché lì abbiamo del marmo liscio e il tubo aderisce benissimo con una piccola striscia di adesivo, ma in situazioni di disgregazione superficiale, in situazioni non così agevoli per l'applicazione, è stato molto più complicato. Si sono dovute selezionare delle zone in cui era possibile applicare questi metodi. Vado avanti, ecco, la soluzione appunto è stata fare questo workshop in cui, come vi dicevo, abbiamo spiegato ai restauratori l'uso corretto dell'attrezzatura tecnico-scientifica in modo da poter appunto avere questi dati confrontabili. Un'altra criticità è stata la valutazione dell'efficacia dei metodi, perché su alcuni materiali particolarmente degradati i test non sono semplici da effettuare, anche perché possono variare tantissimo, anche di 10 centimetri in 10 centimetri, a volte anche meno, e dare dei risultati completamente diversi. Purtroppo su questo non abbiamo avuto soluzioni, non abbiamo potuto proporre nulla, abbiamo potuto soltanto scegliere insieme ai restauratori locali delle aree in cui sarebbe stato possibile avere dei risultati più o meno confrontabili con il resto della situazione della cattedrale, di applicare i consolidanti dove era necessario, di fare lì i test. Un'altra criticità, e questa si è verificata durante tutto lo svolgimento del progetto, ma soprattutto alla fine, è stato il fatto che collaborando con diversi istituti di ricerca, i risultati attesi dal progetto, che erano la diffusione dei risultati anche presso gli utilizzatori ultimi, cioè i restauratori, mentre invece è successo spesso che i partner universitari hanno pubblicato le loro ricerche su convegni e pubblicazioni di settore che purtroppo i restauratori non frequentano, cioè non usano leggere queste pubblicazioni, per carità di tutto rispetto, assolutamente interessantissime, ma che hanno come lettori un tipo di pubblico diverso dal restauratore. E quindi diciamo una certa soluzione l'abbiamo trovata diffondendo noi come restauratori coinvolti nel progetto, come ente di ricerca, insomma, italiana coinvolti nel progetto, i risultati del progetto, i risultati scientifici, ma anche risultati pratici presso i restauratori. Allora, finito il progetto,
Certo, tutti contenti, siamo tornati nelle nostre istituzioni con un bel risultato in tasca e anche perché no, con una parte di finanziamento europeo, perché insomma bisogna tenere presente anche questo, è molto importante, la ricerca costa, magari i materiali te li fornisce il produttore in modo gratuito, ma comunque hai il punteggio, hai le spese, hai tutto quello che ti serve, l'attrezzatura scientifica, quindi è sempre bene avere un finanziamento, ecco, e noi in questo caso ce l'avevamo, e quindi abbiamo pensato bene di proseguire la sperimentazione del progetto su altri materiali. Non ci è bastato, insomma, il calcare, l'arenaria e i materiali nordeuropei, abbiamo pensato proviamo ad applicare i risultati del progetto anche ad altri materiali, a materiali presenti in Italia e su cui volevamo appunto sperimentare l'efficacia. E quindi abbiamo scelto uno degli edifici religiosi più antichi di Roma, la Basilica di Santa Pudenziana, che ha insomma una lunga storia di rifacimenti e di trattamenti, ma che in quel periodo versava in condizioni veramente, e purtroppo ancora per certi versi la situazione è immutata, su cui fare una sperimentazione per un capitolato richiesto dalla soprintendenza sugli interventi in facciata. E quindi abbiamo potuto applicare in questa occasione i prodotti risultanti dalla sperimentazione nano cathedral ad altri materiali costitutivi come la pietra serena, l'arenaria pietra serena che era fuori dal progetto, ma anche ad altri marmi colorati e all'intonaco e allo stucco della facciata. Quindi con l'aiuto, anzi come protagoniste, due nostre studentesse, Laura Mangiapelo e Michela Bassi, che ringrazio sempre, abbiamo potuto applicare questi prodotti a queste nuove classi di materiali. Vedete qui un dettaglio dello stucco della facciata, che era ricoperto anche dell'intonaco, che era ricoperto da diversi strati di pittura murale di vario tipo, dati gli ultimi anche negli anni 60, e vedete a destra invece le condizioni di degrado in cui versava l'arenaria completamente disgregata che ricopriva la fascia di base della facciata. Abbiamo seguito tutte le procedure in questa nostra estensione, abbiamo seguito tutte le procedure già dettate dal progetto. Abbiamo anche per lo stucco sono stati eseguiti dei campioni, dell'intonaco, lo stucco sono stati eseguiti dei campioni che sono stati dipinti addirittura con colori simili a quelli dell'intonaco originale della facciata. E i nostri campioni di pietra serena siamo riusciti faticosamente ad invecchiarli con l'aiuto del nostro laboratorio di chimica, erano praticamente tonicissimi, non riuscivamo a fare anche in camera climatica dopo tanti cicli a riprodurre l'invecchiamento della facciata e quindi ci siamo riusciti alla fine immergendoli, facendoli assorbire per capillarità dell'acqua arricchita con diversi sali. Quindi con queste fluorescenze saline, fasulle e artificiali siamo riusciti finalmente ad ottenere un degrado simile. Questi campioni sono stati sottoposti a tutte le procedure sperimentali di laboratorio e poi visti i buoni risultati, sono stati applicati i prodotti e i test in situ. Come prodotti abbiamo applicato ovviamente quelli che avevano dato risultati migliori durante la sperimentazione di progetto e che erano poi alla fine un nanoformulato a base di ossido di silicato d'etile e come protettivo il biossido di titanio. I risultati di questa sperimentazione sono pubblicati nel convegno Lo Stato dell'Arte. Qui ho messo in basso a destra i riferimenti per chi volesse andare ad approfondire i risultati di questa sperimentazione. Ma come prima, insomma, non sono qui per illustrare i risultati, ma per farvi vedere le criticità dalla parte del restauratore. In questo caso, la criticità maggiore che abbiamo avuto, visto che la sperimentazione l'abbiamo fatta in casa, quindi non ci sono stati problemi di metodologie diverse da omogeneizzare, la difficoltà incredibilmente che abbiamo trovato è stato il reperimento dei prodotti sperimentati durante il progetto. Perché?
perché a causa degli alti costi di produzione e dalla valutazione dei produttori che il mercato del restauro è troppo esiguo, non hanno trovato conveniente avviare la produzione commerciale dei materiali sperimentati. E questo, vi devo dire, ci ha lasciato assai perplessi, perché abbiamo mosso questa enorme macchina della sperimentazione, abbiamo ottenuto dei risultati interessanti, c'è molto ancora da fare ovviamente, c'è molto ancora da sperimentare, ma insomma siamo pronti a farlo. E che succede? Che i produttori a questo punto hanno in qualche modo abbandonato il progetto, cioè non si sono messi poi a produrre, che ci è sembrato assurdo non solo, ma anche in contraddizione con quello che succedeva durante le riunioni tecniche di progetto, in cui i produttori invece erano tutti felici, sembravano addirittura in competizione per accaparrarsi il marchio Nano Cathedral per poi vendere meglio il loro prodotto. Cosa che invece non è avvenuta. Nell'immagine c'è Pablo García, che è il restauratore spagnolo, che è stato un grande alleato durante questo progetto, che fa una dimostrazione dei prodotti utilizzati. Come vedete, sono diversi e lui dà una dimostrazione, ma purtroppo abbiamo scoperto così che questi prodotti non sono in commercio. Cioè, il restauratore che volesse approfondire i risultati di questa ricerca e quindi utilizzare questi prodotti non li troverebbe. Questo ci auguriamo che sia una problematica che si possa risolvere. Insomma, se c'è richiesta, i produttori producono, non si capisce perché si sono invece voluti fermare a questo punto, ma insisteremo. Un altro progetto, allora, che vi voglio sottoporre oggi è quello del restauro del portale e della facciata, in qualche modo, di San Giovanni Battista a Matera. E qui cambiamo completamente scenario, andiamo nel pieno sud dell'Italia. La pietra è una calcarenite che molti di voi conoscono bene, già abbiamo sentito parlare abbastanza dai colleghi leccesi della pietra leccese, che ha molto molto in comune con questa calcarenite materana. Qualcuno di loro ha anche lavorato sulla calcarenite materana, mi è sembrato di capire, tra ieri e oggi. La chiesa San Giovanni Battista è un monumento molto particolare, uno dei più antichi e più belli di Matera. È stato costruito su pianta romanica, ma evidenti influenze gotiche arabe, molto interessante come uno dei più, delle chiese più visitate di Matera. E l'entrata principale, stranamente, sul lato destro, non ha una vera e propria facciata, ma un portale decorato. E tutta la struttura, compreso il portale, è in calcarenite locale, in condizioni veramente di degrado molto forti. Due delle nostre studentesse materane hanno scelto questo monumento per la loro tesi di diploma, e noi abbiamo pensato di farci aiutare nella sperimentazione di un bioconsolidamento che avevamo già intenzione di sperimentare e che abbiamo trovato qui un buon terreno, un buon caso su cui affrontare questo lavoro di sperimentazione. Si tratta di un bioconsolidamento che ci hanno proposto i colleghi portoghesi e spagnoli e l'Università di Granada. In che cosa consiste questo il bioconsolidamento? Diciamo, è un filone di ricerca aperto soprattutto nei paesi iberici e in Francia. I francesi sono orientati sull'immissione all'interno della pietra di batteri calcinogenici, che quindi producono, se stimolati, producono calcio. Gli spagnoli e i portoghesi sono invece orientati sullo sfruttamento dei batteri calcinogenici che già sono esistenti all'interno della pietra, sono già presenti all'interno della pietra, soprattutto all'interno della pietra molto porosa. Quindi in che cosa consiste questa sperimentazione, questo preparato? In fornire un terreno di coltura a questi batteri calcinogenici che sono già presenti all'interno della pietra, stimolandoli a produrre del calcare, produrre della calcite in realtà, a produrre della calcite che va a riempire i vuoti e crea appunto un effetto consolidante che ripristina la resistenza meccanica della pietra degradata. È una, come vedete, una delle linee di ricerca che segue in questo momento l'istituto, quella bio,
diciamo, anche se questa è una sigla che è un po' troppo usata in questo periodo, ma diciamo che la biocompatibilità è un filone di ricerca che a noi interessa molto, nel senso che si cerca comunque di utilizzare prodotti meno tossici e più compatibili con l'ambiente. Ecco, questa è un'esigenza sicuramente generale, ma che il restauratore sente in modo particolare. La sperimentazione è stata avviata sulla pietra della facciata dopo una serie di test preliminari. Il formulato è applicato sulla superficie e lasciato agire. E la calcite prodotta stimola l'attività metabolica, come vi dicevo, dei batteri che ripristinano la resistenza meccanica e la coesione interna, questo almeno in teoria. Ma anche, come vedremo, anche in pratica dà dei buoni risultati. Naturalmente è stato applicato tutto il nostro protocollo ormai consolidato di verifica dell'efficacia, che prevede i test preliminari, che prevede i test subito dopo l'applicazione e anche a distanza programmata di tempo. La tesi che si è occupata di questa sperimentazione, che insomma che ha avuto come oggetto questa sperimentazione, verrà discussa, Covid permettendo, il prossimo aprile. E comunque è in via di conclusione, abbiamo già dei risultati provvisori. Per chi fosse interessato, rimando alla prossima pubblicazione. Qui non posso proprio anticipare nulla se non dire che i risultati sono molto promettenti. Quali sono state le criticità incontrate da noi e dai nostri studenti? Le condizioni della superficie. È molto complicato applicare i test di assorbimento dell'acqua in alcuni punti, come vedete da queste foto, in cui immaginatevi far aderire un tubo di Karsten o fare uno scratch test o fare un'altra di queste prove che richiedono una superficie, non dico ultrapiatta, ma comunque su cui questi sistemi si possono applicare. E queste sono le zone, le aree in cui è più necessario provare la capacità consolidante dei nuovi formulati o comunque trovare dei sistemi di controllo del metodo impiegato. Un'altra grande criticità, questa è anche un po' buffa, nel senso che le sacche che contengono questo terreno di coltura che si applica sulla superficie a spruzzo o ad immersione, arrivano direttamente dal produttore che è spagnolo, e a volte anche accompagnato dal produttore in queste borse frigo che vedete qui a sinistra. E purtroppo alcune sacche, nonostante le attenzioni e le precauzioni, sono arrivate danneggiate, il che vuol dire che questa cosa è possibile che avvenga durante il viaggio. E niente, di questo danneggiamento delle sacche noi non ci siamo accorti, non abbiamo notato nessuna anomalia, e quindi questo prodotto è stato comunque utilizzato per la sperimentazione. E purtroppo l'alterazione del prodotto è stata fatale, perché abbiamo applicato anche all'interno della chiesa e purtroppo il prodotto alterato genera un cattivo odore molto molto penetrante, e quindi abbiamo dovuto avere a che fare con le rimostranze del parroco della chiesa, che lamentava che le signore anziane che andavano a recitare il rosario si rifiutavano di entrare nella chiesa dopo l'applicazione del nostro prodotto. Ecco, e bisogna tenere conto anche di questi fattori quando si programma la sperimentazione. Certo, siamo stati un po' sfortunati, però sono cose che possono succedere, quindi sarebbe bene curarsi della corretta conservazione dei prodotti prima dell'applicazione. Bene, l'ultimo caso che vi voglio presentare è quello del restauro del monumento a Ludwig van Beethoven di Napoli, eseguito durante la ricerca legata a una tesi di diploma di una studentessa, Lorenza Cardone, che si è diplomata appunto un paio di anni fa e che ha voluto sperimentare le biomalte. Qui abbiamo dei punti di contatto col lavoro appena presentato, adesso vedremo come. Il monumento, la nostra sperimentazione è stata applicata a questo monumento che vedete nella foto a sinistra, realizzato da Francesco Jerace,
c'è alla fine dell'Ottocento. Non abbiamo una data precisa perché dai documenti risulta che il monumento era stato commissionato nel 1896, ma fino al 1913 non è stato portato nella sua collocazione definitiva. Quindi, insomma, diciamo, abbiamo queste date, non prima, non dopo, ed è fatto con due materiali differenti. Vedete che a questa raffigura il musicista in una posa molto così romantica, come giustamente per l'epoca, sdraiato su una roccia con aria meditabonda, con lo sguardo perso nel nulla. La figura di Beethoven è realizzata in marmo di Carrara, ma tutta la roccia sotto è in calcare. E per simulare la roccia nuda, lo scultore ha voluto sovrapporre dei grandi massi di calcare, stuccandoli con una malta. Ecco, questo lo dico, ve lo anticipo perché è molto importante per la sperimentazione. Si trova all'interno del Chiostro Grande, nel Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella, giusta collocazione a Napoli. Ed ecco qual era il problema. Le malte di giunzione dei massi in calcare che costituivano la base del monumento erano attaccate da biodeteriogeni in modo molto significativo e molto di più rispetto al resto del monumento, proprio per la loro porosità e anche perché questo chiostro grande è veramente a un microclima veramente sfavorevole, nel senso che non ci batte mai il sole, è molto umido e ha umidità sia relativa molto alta che umidità di condensa in molte situazioni. Quindi la parte più porosa del monumento, che sono appunto queste malte, aveva questa ritenzione d'acqua che poi provocava questo tipo di deterioramento, che provocava alla lunga, come ho sentito dire prima, la patina biologica non preserva, ma anzi, distrugge. Quindi in molti casi, come vedete nella foto a destra, le malte erano addirittura, eliminate, non c'erano più, erano state portate via, si erano disgregate totalmente e non erano più presenti. Che cosa abbiamo pensato di fare? Di applicare un metodo, diciamo, innovativo, sperimentato e messo a punto dall'Enea Casaccia di Roma, in collaborazione con l'Università del Messico. Ecco, qui abbiamo appunto, citiamo anche il lavoro precedente, abbiamo un punto di contatto appunto, il lavoro presentato prima del mio, perché questo metodo prevede l'utilizzo della polpa del fico d'India. Non solo di quella, ma insomma soprattutto di quella, l'Opuntia fucosindica per l'appunto. Come ci siamo arrivati? Noi da una strada completamente diversa, ecco, averlo saputo che c'era anche una sperimentazione e comunque un uso di questo prodotto in Italia sarebbe stato molto interessante, ma noi siamo andati a prenderlo addirittura in Messico, perché da studi dell'Università di Città del Messico si è arrivati alla conclusione che nelle malte usate nelle costruzioni delle civiltà precolombiane era utilizzato la polpa del fico d'India come additivo per aumentare la plasticità ed impedire l'attacco da parte di biodeteriogeni. Loro avevano constatato che questo metodo funzionava, aveva funzionato benissimo preservando le malte di rivestimento e di giunzione fino ai giorni nostri. Quindi da studi loro hanno pensato di applicare questo metodo anche alle malte moderne usate nella conservazione. Hanno un accordo quadro con l'Enea Casaccia di Roma e quindi hanno esteso questa sperimentazione anche in Italia nell'uso delle malte per il restauro. Allora, all'Enea Casaccia hanno pensato di aggiungere alle proprietà del Ficus indica anche quelle dell'estratto di Capsicum annuum, che altro non è che il nostro peperoncino, per aumentare appunto la capacità biocida, insomma, per un effetto di inibizione dall'attacco di organismi biodeteriogeni, avendo notato che anche il peperoncino ha queste proprietà. Quindi abbiamo pensato di applicare, l'Enea Casaccia ci chiedeva un campo di applicazione per queste malte bioformulate e avevano già avuto una sperimentazione con le malte aeree che aveva dato buoni risultati. Abbiamo pensato di estendere la sperimentazione anche alle malte idrauliche che era necessario utilizzare per la stuccatura del nostro roccione che aveva una profondità di malta molto, molto
molto, cioè, erano molto profonde, insomma, arrivavano molto all'interno del monumento, quindi era necessaria una malta che carbonatasse anche in assenza di aria. Quindi abbiamo sperimentato questo nuovo prodotto, questo additivo, preparandolo prima in laboratorio, presso i laboratori dell'Enea Casaccia, che gentilmente hanno messo a disposizione della nostra studentessa il loro laboratorio. Quindi vedete come si prepara: si taglia a fettine la pala del fico d'India, si mette a macerare, poi si filtra quanto il liquido prodotto, e parallelamente si prepara l'estratto di peperoncino, mettendo appunto il peperoncino in una soluzione alcolica che ne estrae tutte le proprietà, che poi viene filtrata, e dopo un procedimento ulteriore di centrifugazione che separa le varie parti e i componenti, i due estratti vengono uniti e addizionati. Quello che vedete alla fine a destra è il risultato finale di tutto questo processo di preparazione, che viene addizionato alla malta idraulica in polvere e con l'acqua, e si produce una malta molto plastica, molto, molto pratica anche da usare per noi restauratori, che abbiamo sempre il problema della malta che cretta o che non ha la plasticità sufficiente per essere lavorata, specialmente in piccoli spessori. E questo volevo sottolineare, appunto, che questa preparazione, oltre a essere assolutamente atossica, biocompatibile, a non lasciare residui, non è così complicata da preparare come può sembrare. Cioè, abbiamo capito poi che non era necessario prepararla in laboratorio, è qualcosa che si può comunque facilmente, diciamo che specialmente nel sud dell'Italia gli ingredienti sono abbastanza facilmente reperibili. La pala di fico d'India e il peperoncino sono comunissimi, insomma, e quindi ci è sembrato un metodo che potesse avere delle applicazioni pratiche interessanti. Ecco, il prodotto è stato applicato a 24 mesi dalle operazioni. La biomalta non è ancora interessata da fenomeni di degrado di natura biologica. Vi ho messo questa foto per mostrarvi come dopo il restauro tutte le aree del monumento in cui la malta è stata applicata, che sono la roccia, vedete tutta la parte del roccione sottostante la figura del Beethoven, non compare nessun degrado di natura biologica, mentre invece sul basamento, che è un basamento in cemento, che abbiamo trovato lì, che insomma abbiamo pulito, ma non è stato trattato in nessun modo, è già ricomparsa abbondantemente la patina biologica dovunque. I risultati della sperimentazione sono pubblicati se qualcuno volesse, i risultati scientifici, volesse approfondire questa problematica, sono pubblicati già sulla pubblicazione International Biodeterioration and Biodegradation, che ha avuto un'uscita speciale nel 2020. Vi lascio appunto le indicazioni. Anche qui però abbiamo avuto una criticità, sembra tutto abbastanza semplice, ma anche qui c'è stata una problematica, che è una problematica che si può presentare comunemente, che è un ostacolo alla ricerca e alla sperimentazione nel settore dei beni culturali, e cioè i funzionari di soprintendenza, che sono incaricati della tutela e che quindi hanno l'alta sorveglianza su tutto quello che accade su monumenti e su facciate e su edifici, sono molto restii ad autorizzare sperimentazioni sulle opere di cui sono responsabili. In questo caso abbiamo dovuto appunto convincere le due funzionarie, la storica dell'arte e la restauratrice, che la sperimentazione che stavamo tentando e stavamo pensando di applicare aveva già avuto dei buoni risultati, che aveva dei grandi fondamenti scientifici, che c'erano degli studi di settore, ma insomma abbiamo dovuto un po' faticare, non è stata assolutamente una cosa semplice, e io credo che questo sia un grosso problema, un ostacolo all'esecuzione della parte pratica della sperimentazione in situ, sul campo. Problema che non abbiamo soltanto noi, ma che insomma si può verificare dappertutto sul territorio italiano. Per fortuna abbiamo queste leggi di tutela molto rigide, per fortuna infatti, ripeto, ma questo però rende i storici e rende architetti, insomma rende i funzionari responsabili molto cauti nell'accettare che venga fatta una sperimentazione sul campo, che per noi però è indispensabile, perché come avete visto i risultati possono essere ben diversi da quelli del laboratorio.
aggiungo in calce a questa criticità, che però poi alla fine del lavoro i risultati li hanno fatti molto contenti. Alla fine sia la storica dell'arte che la restauratrice hanno voluto partecipare all'evento di inaugurazione del monumento, addirittura con un loro intervento in cui hanno pubblicizzato e hanno insomma, esposto con grande entusiasmo i risultati e le aspettative ottenute con questa sperimentazione. Quindi alla fine tutto bene quel che finisce bene, ma bisogna tenere ben presente questa criticità. Per concludere, spero di essere stata nei tempi. Volevo dire alcune cose. Naturalmente io sono la prima a dire che la ricerca è un momento fondamentale per la conservazione e che l'interdisciplinarietà, intesa come collaborazione delle diverse professionalità negli interventi, è l'unica possibile modalità di intervento, assolutamente. Però, tuttavia, devo far notare che nonostante gli scambi e le collaborazioni, i mondi della ricerca e dell'applicazione pratica sul campo, quindi i ricercatori degli enti di ricerca e quella dei restauratori, risultano in molti casi separati. Perché il conservation scientist molto spesso ho potuto notare in tutti questi anni con le collaborazioni attivate, che lo scienziato, il chimico, il fisico, il biologo, il geologo, l'archeometrista, tutte le personalità scientifiche legate al lavoro del restauro sono molto legati a dinamiche di tipo universitario, la pubblicazione, il finanziamento, la presentazione del progetto. Mentre invece dall'altra parte il restauratore è inserito in un sistema cantiere che ha dei tempi scanditi, che ha dei tempi programmati e che non può troppo uscire da quelli. E in fondo il cantiere è una macchina economica, cioè deve produrre e deve consentire inizio, fine, lavori, pagamenti e tutto quello che è legato al sistema economico del lavoro. Quindi naturalmente per il restauratore sul campo è più semplice seguire binari conosciuti che tentare nuove strade. Naturalmente io spero, proprio appunto perché contribuisco alla loro formazione, che la nuova generazione di restauratori, che ha una preparazione scientifica più approfondita e ha un approccio più versato alla ricerca, li prepariamo noi, sappiamo bene, vediamo le tesi che conducono, i test li fanno da soli, la programmazione delle operazioni di controllo la fanno da soli, controllati ovviamente, tutorati da noi, però sono molto più versati della mia generazione alla ricerca. E quindi spero che sappiano colmare questo gap. Inoltre, per finire, sono convinta che una maggiore diffusione dei risultati in laboratorio e validati in sito sarebbe da auspicare, perché sarebbe bene che i risultati dei progetti, delle ricerche, delle sperimentazioni fatte dagli studi di ricerca vengano diffusi negli ambienti frequentati, diciamo così, tra virgolette, dai restauratori, nei convegni, nei congressi, insomma, già molto si fa in questo senso, ma dovrebbe essere aumentato perché la richiesta di aggiornamenti da parte dei colleghi che svolgono attività privata, però anche dai restauratori, gli architetti, gli archeologi, gli storici dell'arte che lavorano nel settore pubblico, c'è. Continuamente noi riceviamo telefonate, richieste, aggiornamenti, organizzate un workshop, organizzate un meeting, diteci che cosa state facendo, perché questi risultati nostri sono ancora molto poco diffusi tra i restauratori, ma tra tutte le professionalità che lavorano alla progettazione, ma anche all'esecuzione dei lavori di restauro. Ecco. E concludo ringraziando però questo meeting, questo workshop, questo webinar è sicuramente una grande occasione in questo senso e io spero che sia un esempio che verrà seguito e che in questo senso si continui in questa attività di diffusione aperta, anche in questa modalità online che vedo funziona, è molto seguita, forse addirittura di più di quella in presenza. Quindi utilizziamo queste metodologie, messe a disposizione e che stiamo tanto, tutti abbiamo imparato a utilizzarle in questo triste periodo di isolamento, ma utilizziamole anche per questo, è una buonissima cosa e sicuramente potrà aiutare a risolvere questa problematica, insomma, che ho appena illustrato. Con questo vi ringrazio. E vi saluto.